La pressione migratoria favorisce l'estrema destra di Alternativa per la Germania, questo almeno nelle intenzioni di voto dei tedeschi in tre Länder dove si vota questa domenica, Baden-Württemberg, Renania-Palatinato e Sassonia-Anhalt. La tendenza è in aumento anche alla luce degli ottimi sondaggi, non solo voto di protesta ma anche voto di punizione, mentre la cancelliera Angela Merkel recupera consenso, crollano i socialdemocratici. Gongola, una delle candidate conservatrici. Critichiamo questo afflusso incontrollato che non porta nulla di buono, dice. Non siamo pregiudizialmente contro gli stranieri. Non voterò per questi razzisti, dice invece una donna. Odiano gli stranieri e soprattutto vogliono danneggiare la Merkel. Non sono una sua elettrice, ma sostengo il suo lavoro. Sono convinta che l'AfD non cambierà le cose e non sono convinta del loro progetto politico, ma bisogna prendere una nuova direzione. Alternativa per la Germania punta ad ottimi risultati, decisa a rilevare il testimone dello NPD, primo partito di massa di estrema destra, che rischia la dissoluzione per opera della magistratura.